cari amici, bentrovati. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Da Vinci Shadow. Questo però è uno speciale di Da Vinci Shadow per una serie di motivi che ora vi spiegheremo. Sempre su Radio MH e sempre in presenza del massimo presidente, e qui noi ci prostriamo, che è il presidente. Salute a tutti. Hunters, ecco, Giuseppe Oliva. Dicevo, perché è una puntata molto molto speciale, perché abbiamo due ospiti eccezionali. Uno lo conoscete già, perché Da Vinci Shadow è nato proprio con lui, che è il dottor Gabriele Montera. Buongiorno, buonasera. A seconda dipende di cosa faremo noi, perché qua siamo al chiuso, non abbiamo cognizioni, diciamo, climatiche. La cognizione del tempo. E poi abbiamo questo nostro ospite, sarà veramente un confronto molto particolare. Noi vi invitiamo a stare veramente, a seguire veramente con attenzione questa puntata, perché si tratta del dottor Teodoro Brescia, che siamo riusciti ad avere via eccezionale da Brindisi, è arrivato qui direttamente. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Cominceremo pian piano a conoscere poi i nostri ospiti, ma la parola va prima a Giuseppe Oliva. Dunque, guarda, allora, uno speciale di Da Vinci Shadow effettivamente è nato un po' per caso, così come tutte le cose che stanno succedendo ultimamente. Mi è venuto in mente di fare questo speciale perché con Gabriele stiamo parlando appunto del suo libro Il Calice Svelato, abbiamo fatto una serie di puntate e effettivamente abbiamo sciolinato una serie di ipotesi. E Teodoro ci è venuto a trovare per un altro palinsesto, che è appunto Sentieri all'ombra delle stelle, e siccome tra i suoi lavori, tra le sue ricerche, c'era questo libricino, chiamiamolo così, che si chiama Il Codice nel Cenacolo, insomma, penso che era quasi scontato il finale, insomma, certo. No? E quindi è venuto in mente di fare questa autopsia del Cenacolo di Leonardo, certo, mettendoli insieme, e quindi vediamo cosa può uscire fuori. Innanzitutto adesso do la parola a Fondazione Teodoro, appunto per dare la possibilità di spiegarci questo libro, questo suo studio, questa ricerca, e poi insieme a Gabriele insieme andremo un po' a punzecchiare le varie, certo, cose, vedere che cosa esce fuori. Giusto una notazione per i nostri, sì, radioascoltatori, perché noi ci sentiamo come dei vampiri oggi, stiamo cercando di assimilare il più possibile sia dal dottor Brescia che dal dottor Montera. Infatti li abbiamo pesati prima della trasmissione, già sono dimagriti, insomma, abbiamo veramente stato il sangue delle loro conoscenze. Quindi ben dicevi tu, Giuseppe Oliva, quando parlavi proprio di questo confronto, quindi una cosa molto importante, perché il dottor Montera ha percepito alcune cose, ha trovato alcune cose molto interessanti delle quali voi già siete informati, e il dottor Brescia ovviamente ancora di più approfondito la cosa. Quindi veramente noi cercheremo di fare soltanto ogni tanto dare qualche piccolo stimolo, perché sarà bellissimo, lo faranno da soli, guarda, godere del loro confronto. Prego, dottor Brescia. Allora, sì, com'è nata questa cosa? Esatto. Ecco, sì, prima di dire com'è nata vorrei fare una brevissima premessa. Intanto il titolo, no? Il codice nel cenacolo di quest'opera fa subito pensare a Dan Brown, a Dan Brown, e quindi uno dice l'ennesimo lavoro un po' così romanzato. Assolutamente no, nel senso che l'ho scritto a lettere cubitali nella premessa. Sicuramente però, ecco, il lavoro di Dan Brown, al di là di non condividerlo scientificamente come ha fatto tutta la comunità scientifica, certo, e vedremo anche perché. Sicuramente però questo non deve farci cadere in un errore sostanziale, cioè credere che poi in opere d'arte come il Cenacolo di Leonardo e soprattutto in opere rinascimentali, siamo in un'epoca molto particolare nel quale la tradizione esoterica ritorna come rinascimento, e quindi è un'epoca nella quale diciamo, pensate, vengono scritti i più importanti trattati, i primi trattati sui messaggi cifrati, per esempio, e guarda caso questa tradizione diciamo antica assume il nome di neoplatonismo, eccetera eccetera, ma anche di ermetismo, ed ermetico è sinonimo di segreto, certo. E le opere d'arte sacra erano sicuramente il luogo ideale nel quale questi messaggi venivano tramandati ai posteri, ed erano una sorta di trattato di sapienza di queste conoscenze. E dobbiamo pensare una cosa essenziale, cioè
l'epicentro, diremmo, dell'ermetismo e di tutto il Rinascimento è stata proprio la corte dei Medici e quindi l'epoca e la corte di Leonardo da Vinci. Quindi sicuramente possiamo non condividere alcune tesi romanzate alla Dan Brown, ma questo non deve farci credere che poi in quell'epoca, in quelle opere, non possano esserci codici. Sicuramente è stato anche un modo per stuzzicare la mente di molti, come è successo a voi, tra l'altro, di andare a scavare su questa cosa. Una provocazione, credo che è quasi indispensabile per attivare meccanismi virtuosi, perché se ci sono da fare delle critiche, non si può neanche sottacere il fatto che la curiosità sulla tematica abbia indotto tanti a chiedersi dei perché che stavano sopiti e che sono stati messi in evidenza, no? Quindi sotto questo aspetto io ne devo anche manifestare l'utilità, perché proprio per andare a indagare alcuni aspetti, molti dei quali già conoscevo perché lui ha utilizzato già delle fonti alcune cose già conosciute, già pubblicate, per esempio i lavori di Picknett e Clive Prinz, insomma, sono chiari, però ecco, c'erano tanti elementi che dovevano essere ben chiariti, e questo è servito a innescare, diciamo, degli eventi che nel mio caso mi hanno portato nel tempo ad avere forza, più che forza, insomma, sicuramente per quella forza, diciamo, di attrazione, no? Delle informazioni che ti arrivano in virtù del fatto che ti metti in ascolto, no? Ecco, questo processo io l'ho potuto verificare proprio perché, non essendo del campo, non essendo diciamo lo studioso che per professione lavora lungo questi sentieri, mi sono trovato casualmente a dover prendere atto che c'erano delle situazioni che andavano verificate, come per esempio l'apparizione del calice nel dipinto, certo, che anche il nostro amico Teodoro adesso ha visto, ha notato, come chiunque, insomma, si mette con occhio diverso nell'osservazione. E io prendo spunto proprio da quello che dice il dottor Montera, con occhio diverso, perché la mission, diciamo, dei Mystery Hunters è proprio questa. Voi potete pensarla come volete, nella maniera canonica, ma noi vogliamo fornirvi altre verità. Poi sarà la vostra evoluzione personale, il punto in cui siete arrivati nella vostra crescita, a farvi valutare se magari tenete più conto di quello che tutti quanti noi abbiamo sempre imparato o che ci hanno sempre detto, o di altre, appunto, verità. Il nostro compito è quello di essere degli ostetrici, farvi partorire queste nuove verità, essere comunque aperti, con la mente aperta ad altre verità. Tecnicamente parlando, Giuseppe Oliva, dottor Brescia, dottor Montera, io, ma tutti i misteri dovrebbero essere già bruciati da parecchio tempo, perché secondo l'antica sembra dei blasfemi, insomma, devono dire le cose che meriterebbero essere bruciati proprio in pubblica piazza. E una volta era così, adesso abbiamo la libertà di poter pensare come vogliamo e soprattutto di suggerire altre verità. Abbiamo fatto con tante persone, sono vicendate sia nei convegni che sui microfoni e le telecamere di Mystery Hunters, lo facciamo anche oggi. E visto che di Gabriele Montera già conosciamo un bel po', giusto, sì, per presentare il personaggio Teodoro Brescia, diciamo qualche piccolissima notazione biografica che magari completerà anche lo stesso Teodoro. E di Brindisi è laureato in filosofia, sappiamo anche che è antropologo, questa è una cosa, insomma, che potrebbe non essere importante, invece no, perché fa capire la mentalità. E anche, se non mi sbaglio, un secondo o terzo dan di karate, e si appassiona. Sì, appassionato di arti orientali, sì. E soprattutto a questo punto so che coloro i quali venerano Bruce Lee, no? Che bello, anche lui è un diffusore, un praticante del famoso Jeet Kune Do, che era quella, sì, tecnica mista inventata proprio dal famoso Bruce Lee, che in effetti conteneva il top di tutte le arti marziali, ovviamente, insomma, no?
Sì, qualche anno fa ho anche pubblicato un libro, un po' di anni fa, proprio sull'arte di Bruce Lee, sulla filosofia dell'arte di Bruce Lee. Sì, no, questo lo dicevo, a parte gli scherzi, perché è una cosa importante, perché da un europeo, da un italiano che venga a uno studio su Jeet Kune Do di Bruce Lee, pensiamo che venga solo dall'America, no, assolutamente. Cioè, ecco, è una cosa importante, quindi per gli appassionati non solo di misteri ma di arti marziali, vi invitiamo anche a reperire nelle librerie questo testo, che è importante pure. Detto questo, comincia il confronto stretto fra Teodoro Brescia e Gabriele Montera. Prego. Allora, stavamo dicendo. Sì, dicevamo, per quanto riguarda il Cenacolo e intanto più in generale, come avevate anticipato, è l'importanza di guardare uno stesso elemento, in questo caso una stessa opera, con occhi diversi. Beh, l'idea dello svelare i misteri è proprio questa, cioè svelare un mistero significa togliere il velo non dall'opera ma dagli occhi, quindi saper guardare le cose da un punto di vista diverso. E quello su cui noi tutti dovremmo essere consapevoli, perché parliamo tanto di nuove coscienze, di apertura e di consapevolezza, è una cosa secondo me che è fondamentale, che la filosofia dovrebbe tornare a fare. Al di là della storia, degli autori e di quant'altro, ma un elemento utile e fondamentale è proprio quello di farci capire, questo lo ha fatto bene la filosofia del Novecento, farci capire che alla base di tutte le scienze, anche di quelle che un tempo venivano dette un po', era un linguaggio positivista, sì, le scienze dure, rispetto invece appunto alla psicologia, alla filosofia, che magari, no, venivano considerate invece le scienze deboli, più deboli rispetto alle scienze dure. In realtà lo studio della metodologia delle scienze ci ha dimostrato alla fine che tutte le scienze, dure o morbide che siano, si basano su modelli, che significa nient'altro che pensieri, idee di base che in qualche modo noi prendiamo come buone, e partendo da quei modelli, questi modelli condizionano il nostro modo di guardare ogni cosa, di come dire, ecco, quando noi guardiamo un qualcosa, ciò che poi vediamo dipende dal modello che ci abbiamo in mente. Vi faccio un esempio banale. Beh, immaginate, che ne so, ogni mattina vi sarà capitato di dover prendere le chiavi della macchina prima di uscire di casa. Ecco, se qualcuno casualmente, vostra moglie, un vostro figlio, chiunque sia, vi sposta le chiavi anche di pochi centimetri, voi arrivate lì e a un certo punto dite: che fine hanno fatto le mie chiavi? Eppure sono lì a pochi centimetri di distanza, come mai non le vediamo? In realtà noi stiamo guardando ma non le vediamo, eppure i nostri occhi le stanno guardando. Non le vedono perché la nostra mappa mentale, il nostro modello è abituato a guardare in quel punto. Questo ci succede quotidianamente, ci succede anche nei grandi problemi scientifici. Quindi noi guardiamo un elemento, vogliamo capirlo meglio, decifrarlo, ma lo facciamo con un modello dal quale partiamo, e questo modello resta inconscio, cioè non ce ne rendiamo più conto. La consapevolezza sta anzitutto nel farci rendere conto di qual è il modello dal quale stiamo partendo, in maniera da poterne abbracciare altri o, se fosse possibile, ma è difficile, riuscire a fare una ricerca pura senza nessun condizionamento di modelli. Ottimo esempio, bellissimo. E qui mi viene in mente subito la domanda a Gabriele, no? Nel senso che gliel'hai fatta tu praticamente, cioè, nel senso, la nascita del suo libro, Il calice svelato, è proprio questa la dimostrazione, vero Gabriele? Sì, è nato da un attimo di distrazione, di disconnessione, no? Che ha permesso agli occhi di andare, per i fatti loro, a individuare un elemento che non è stato ricercato volontariamente. Quindi quel fattore casuale che ha determinato la percezione di quella presenza nel cenacolo, invisibile da sempre ai miei occhi, invisibile agli occhi di chiunque, ma nel momento in cui ci si poggia l'attenzione, si corregge l'occhio, allora emerge, e questi sono proprio episodi facilmente come dire, sperimentabili nel quotidiano. Mi dicevi, c'era quella, sì, la Gestalt Psychology, no? Esatto. Ha messo in evidenza proprio
attraverso lo studio della la percezione della forma, no? Attraverso l'osservazione di come noi siamo condizionati da come vediamo delle raffigurazioni di soggetti ambigui, no? Esatto. Che possono essere una cosa o un'altra completamente diversa, i due profili di volti che poi ne fanno uno che diventano un calice proprio. Anche. È uno di questi esempi più semplici, però quello che diventa poi importante è capire cosa c'è dietro questo fenomeno. Io ho parlato di disconnessione involontaria, ma disconnessione da cosa? Da quei circuiti sinaptici che condizionano la nostra percezione della realtà, in fondo. Quei circuiti sinaptici che non sono altro che dei programmi già installati nel nostro cervello, che fanno parte della cultura, che fanno parte della sfera delle amicizie, dalle informazioni che ci provengono dai mass media. È un po' come i computer che vengono acquistati con Windows già montato di default. Molti sono convinti che quello è l'informatica, in realtà esatto. E allora questo, ecco, tutto questo, al di là poi delle interpretazioni che andremo a considerare insieme a Teodoro, per me rappresenta una conquista, perché quando fa parte della tua esperienza comprendi completamente che cosa c'è dietro. E allora il messaggio che ti arriva è quello di andare in profondità e cominciare ad indagare, a capire come funzioniamo, se pensiamo in virtù del nostro pensiero o se utilizziamo il pensiero di qualcun altro. In questo momento storico io credo che sia ormai in atto un processo inarrestabile, quello della presa di consapevolezza, quella della ricerca di un pensiero nuovo, che quindi possiamo chiamare rinascimento nuovo, per ricollegarci a quello che è stato diciamo un primo tentativo di riconnetterci con la conoscenza antica, dei primordi, dell'origine, nella quale troviamo poi, ecco, il nostro futuro. Quindi cominciare a liberarci da tutte quante i convincimenti cosiddetti scientifici, tutti quanti i dogmi religiosi o appunto scientifici, che rappresentano l'ostacolo alla piena consapevolezza di chi siamo e di cosa stiamo facendo qui su questo pianeta. Teodoro, guardando il tuo libro, poi parlandone prima della puntata, insomma, mi dicevi, insomma, che ci sono degli aspetti, dei punti sul cenacolo che ti sono sembrati incongruenti e che ti hanno dato modo di analizzarlo da un punto di vista anche tecnico, diciamo così. Sì. Questi punti, cioè adesso poi ce li descriverai ovviamente, che disegno ti hanno poi portato a concludere su questa? Sì, intanto volevo collegarmi a quanto è stato appena detto, sì. Cioè questa possibilità di in qualche modo, attraverso un indottrinamento, così lo chiamiamo, ci abituano a leggere, ci educano a leggere determinati fenomeni in un certo modo. Ebbene, questo può essere poi utilizzato anche consapevolmente, tecnicamente, diciamo, da chi come Leonardo, ad esempio, un grande maestro nella tecnica, per esempio, delle prospettive, nelle sue opere, è consapevole di questa modalità della mente, può inviarci eventualmente un messaggio, inserire un messaggio o più messaggi all'interno della sua opera, o più strati e più livelli di messaggi, e lo fa consapevolmente utilizzando una tecnica che lui sa che normalmente il nostro occhio non è abituato a guardare. Guarda caso, in quest'opera, su questo col dottor Montera, diciamo, concordiamo assolutamente, ma lo dicono anche ufficialmente gli storici dell'arte, ci sono una serie di incongruenze proprio dal punto di vista delle prospettive dell'opera. Quindi in qualche modo Leonardo vuole ingannare la nostra prospettiva, e gli storici dell'arte però, diciamo,
classici, canonici, si fermano a all'errore. Ci sarà, c'è un errore, ci sarà un motivo che non è sicuramente legato ad, all'arte, ci sarà quindi un motivo dietro. Qual è il motivo? Questo abbiamo provato a interrogarci noi e a trovare eventuali motivi. A proposito di questo gioco di prospettive, uno degli elementi che inizialmente mi ha colpito di quest'opera, su cui avevano già riflettuto anche altri autori, però fermandosi un po' ad un primo livello di lettura, cioè è evidente che la tradizione dei Cenacoli è una tradizione antichissima, quella dei Cenacoli fiorentini è una tradizione molto ricca, e in tutti i Cenacoli noi abbiamo una serie di di elementi che identificano i singoli personaggi, e quindi un modo nel quale, per esempio, personaggi fondamentali della storia come Pietro, come Giuda che tradisce, come San Giovanni e altri vengono rappresentati solitamente con una determinata postura o con un oggetto tipo Pietro col pugnale, e quindi un qualcosa di canonizzato che praticamente era passato al veto della Chiesa e quindi doveva essere rappresentato in un certo modo. Quello che mi ha colpito inizialmente è che invece era un imprinting iniziale che doveva essere sempre quello. Sì, quello che mi ha colpito inizialmente cos'è stato? Intanto il fatto che invece Leonardo a un certo punto rappresenta in modo anche abbastanza brutto, diremmo, e questo lo dicono gli storici dell'arte anche contemporanei, prende questi 12 apostoli e li mette quasi tutti contro un muro, sembrerebbe contro un'unica linea, come di fronte a un plotone di esecuzione. Sì. E con delle prospettive sbagliate, quindi un maestro eccelso della prospettiva che fa un errore del genere, giustamente, come dicevo, dicono gli storici dell'arte, non può essersi sbagliato, ci sarà un motivo diverso, non sappiamo bene, ma non è un motivo prettamente artistico. No. E poi il fatto che in qualche modo questi apostoli siano, ed è evidentissimo, divisi esattamente in gruppi di 6 da un lato e 6 dall'altro, col Cristo al centro, a loro volta divisi in gruppetti da 3. Beh. Una delle prime ipotesi, perché è una cosa evidentissima, una delle prime ipotesi che sono state fatte, diciamo, più legate alla tradizione ermetica, esoterica, è che praticamente potessero rappresentare le 12 costellazioni divise 3 in segni di aria, di fuoco, di terra e di acqua. Beh, in realtà io qui ci potrebbe, fra virgolette, stare, però io sostengo di solito una cosa, da un punto di vista proprio dello studio di queste tradizioni, specie di fronte a personaggi del calibro di Leonardo. Noi possiamo, come dire, fare qualunque tipo di critica a questi personaggi, ma sicuramente non possiamo banalizzare il loro pensiero, come quando studiamo il pensiero degli antichi, come Platone, Aristotele, Pitagora o tanti altri. Possiamo dire che magari le loro conoscenze poi siano state superate in qualche modo, che non avessero eventualmente tecnologie di un certo livello, ma banalizzare il loro pensiero sicuramente non lo possiamo fare. No, assolutamente. In questo caso io credo che, per esempio, una interpretazione simile del Cenacolo, cioè come se Leonardo, di fronte a una tradizione ermetica che aveva a che fare con lo studio degli astri anche, perché è una parte fondamentale della tradizione ermetica, praticamente in quest'opera ci dicesse le costellazioni sono 12 divise in 3 segni d'aria, cioè ci sta dando proprio l'ABC. Ce lo sta suggerendo facilmente. Cioè, dico, ci sta dando l'ABC un Leonardo che spreca un'opera così eccelsa per darci l'ABC che sapevano tutti, mi sembra un po' riduttivo. Quindi io, diciamo, uno degli errori in cui cercherei di non cadere è questo, diciamo, questa banalizzazione della tradizione, specie di fronte a menti così eccelse. E l'altro elemento è fondamentale, anche di più secondo me, cioè normalmente noi andiamo a interpretare queste opere. Questo è un vocabolo che io cerco di non utilizzare mai, perché lì dove siamo di fronte a una tradizione ermetica, esoterica e quindi segreta, se noi interpretiamo ci perdiamo, ed è normale che sia così, questo vuole questo genere di tradizione. Quindi secondo me o riusciamo ad individuare dei codici precisi, e quindi parliamo di decifrazione, la chiave oppure, giusta per ecco, e devono essere codici appunto precisi e molto stringenti. Anche in questo caso qualcuno potrebbe facilmente obiettare, vabbè, ma qual è il codice? Chi dice che il tuo codice sia più giusto di un altro? Alla fine restano interpretazioni.
Non è proprio così, nel senso che rispetto a questa tradizione noi abbiamo dei riferimenti specifici, ovvero se prendiamo appunto lo stesso Rinascimento, immaginiamo l'opera di Raffaello, la famosa Scuola di Atene, peraltro lì al centro la figura Scuola di Atene, pensiero ermetico, quindi platonismo, il neoplatonismo che ritorna, guarda caso il personaggio al centro, i personaggi al centro sono Platone e Aristotele, quello principale dell'ermetismo è Platone e il buon Raffaello dà a Platone proprio le sembianze di Leonardo, quindi ci sarà un motivo e a questo punto in quest'opera ci viene indicato quanto già la tradizione antica di Platone ci avevano detto, cioè che i pilastri di questa sapienza in qualche modo si poggiavano su elementi matematici, su elementi geometrici, su elementi astronomici e su elementi musicali. Diciamo che l'astronomia può essere considerata una sorta di geometria sacra dell'universo, però sicuramente matematica, geometria e musica erano i tre pilastri di questa antica scienza sacra, diremo, di questo antico ermetismo. Quindi lì dove noi troviamo codici di tipo appunto matematico, geometrico o musicale, siamo comunque di fronte a codici di tipo più scientifico. Quindi la nostra interpretazione ci può stare, ma se gli elementi sono di questo genere ovviamente diventa molto più limitata. Quindi io preferisco appunto parlare di decifrazione utilizzando un linguaggio che è una sorta di linguaggio macchina della tradizione ermetica, che lavora su matematica, geometria e musica, che insomma ho cercato di sintetizzare con un termine particolare, geoaritmetrica, quindi geometria aritmetrica e ritmica, certo, la musica, e diciamo questi elementi appunto ci consentono di essere più stringenti in questa analisi e ovviamente di perderci un po' meno attraverso il mare magno di queste interpretazioni che, ripeto, nella tradizione ermetica il simbolismo, interpretare un simbolo ci può far dire davvero qualsiasi cosa. Quindi, e invece se voi pensate a questi tre linguaggi, non a caso matematica, geometria e musica sono a loro volta tre discipline ancora oggi considerate la base della scienza, sono universali e sono effettivamente ricchissime di simboli. Certo. A me interesserà una cosa che magari vi sto immedesimando nei nostri radioascoltatori, che sanno come è arrivata questa idea a Gabriele Montera di vedere questo calice, no? Questo momento di astrazione. Gli yoghi lo indicherebbero questo pratyahara, il momento in cui uno pratica questa fase di astrazione mentale in cui si lascia libera la mente a quei condizionamenti e allora si esce a essere più sensibili nei confronti di altre cose. Ma come è nato l'interesse proprio dell'uomo, oltre che di scienziato, Teodoro Brescia nei confronti di questo cenacolo? Sì, com'è nato proprio da umanamente parlando? Dice oggi mi occuperò del cenacolo. No, è nata come? No. Dicevo prima, quello che mi ha colpito è questa strana disposizione iniziale, evidentemente voluta, perché normalmente nei cenacoli gli apostoli vengono rappresentati più o meno in ordine sparso. Leonardo invece, unico nel suo genere, poi il suo cenacolo diventerà un esemplare fondamentale, poi le copie saranno tantissime, pulluleranno, però lui crea questa struttura nuova e apparentemente anche sbagliata, fra virgolette, perché le prospettive, tanti errori, però decide di metterli lì in gruppi, da sei da un lato, sei dall'altro, divisi in gruppetti da tre, e in realtà questo mi ha fatto riflettere per un motivo, perché io avevo avevo lavorato per un lungo periodo precedente su una particolare simbologia riguardante il segno atteso per l'avvento del Messia, quindi la tradizione messianica, e le motivazioni riguardanti la condanna di Gesù. Ovvero sostanzialmente noi siamo qui di fronte ad un'opera che rappresenta l'ultima cena, cioè l'ultimo momento prima che Gesù venga in qualche modo arrestato e poi processato e giustiziato. E avevo individuato degli elementi che potevano avere a che fare con una particolare simbologia riguardante la tradizione ermetica, che era una tradizione che più semplicemente, ecco, dicevo, a questa tradizione ermetica abbiamo dato tantissimi nomi, quindi gnosticismo, ermetismo, alchimia, priscateologia, filosofia perenne, dicevo, chi più ne ha più ne metta, ma il modo più semplice per identificarla è
tradizione dei magi. Quindi io avevo in qualche modo fatto tutto uno studio precedente sul segno visto dai magi alla nascita di Gesù e avevo collegato, ma di questo poi ne parleremo sì, e approfondiremo, avevo collegato la figura dei magi a processo di, a Gesù. In qualche modo, diciamo, ecco, vi anticipo questo, il segno visto dai magi in cielo potrebbe aver aperto una sorta di scontro, di diatriba teologica fra i giudei rispetto alla figura di Gesù. E quindi Gesù si troverebbe, immaginate, in mezzo ad una diatriba teologica divisa, che divide i giudei rispetto a questo segno. E il segno, questo lo anticipiamo, perché sì, altrimenti non possiamo, non possiamo altrimenti comprendere, Ruzzini, insomma, cioè, comprendere il senso di questo lavoro sull'opera. Il segno, ed è un po' quello che ci dice lo stesso Vangelo, il segno visto dai magi in qualche modo è la famosa stella ebraica o stella di Davide. La stella di Davide, tutti lo sappiamo, è in qualche modo disegnata attraverso due triangoli perfettamente inversi o simmetrici, sovrapposti inversi, sovrapposti. Quindi immaginate che questo segno ha un valore specifico nella tradizione dei magi, perché ha a che fare con i trigoni o triangoli che si disegnano all'interno del cerchio dello zodiaco. Questa è un'antichissima tradizione, appunto, legata ai magi. Quindi immaginate che c'è un segno che loro vedono, che è questo della stella di Davide. E alla nascita di Gesù questo segno, a quanto pare messianico, si realizza, ma con una variante che poi andremo ad analizzare, ecco. Quindi Gesù in qualche modo, pensate, si trova in mezzo ad uno scontro teologico fra giudei, fra l'esagramma, diciamo, questa stella di Davide, questi due triangoli inversi, sì, così come attesi, e i due triangoli così come si realizzano nello specifico alla sua nascita, diremmo. E in quest'opera quello che mi ha colpito è che in qualche modo Leonardo pone Gesù al centro fra gli apostoli, che sono giudei, dividendoli in gruppi, sei da una parte, sei dall'altra, a loro volta divisi esattamente in tre, quindi come fossero triangoli, e nella loro struttura perfettamente, li disegna, adesso vedremo, perfettamente speculari, simmetrici, proprio come i due triangoli. Quindi lui si trova in mezzo, e questa è, come dire, a proposito di linguaggio matematico, è una logica rigorosa e formale. Cioè noi possiamo dire con cognizione di causa e oggettivamente che lì Gesù è posto fra due esagrammi, perché sono sei elementi da una parte e sei dall'altra, divisi in trigrammi, perché sono 3 più 3 3 più 3, esattamente speculari fra loro, messi allo specchio. Tra l'altro sono, esatto, come se fossero messi di fronte a uno specchio, che di fronte a uno specchio, proprio come i due triangoli della stella di Davide, sono posti speculari tra loro. Un'altra curiosità, una domanda che faccio a tutti e due, poi del resto, sia a Teodoro Brescia che a Gabriele Montera: c'è stato un qualche momento nelle vostre analisi del Cenacolo in cui vi siete sentiti come degli strumenti nelle mani di qualcosa o qualcuno che voleva che voi diffondeste o cercaste di capire questo segreto, che poi se era un mistero, insomma, effettivamente c'è stato, ma porca miseria, sono coinvolto di questa responsabilità, come me la gestisco questa responsabilità? C'è stato un momento, io la inizierei con Gabriele. Sì, infatti, sì, sì, il momento c'è stato, sì, perché quando capita di vedere qualcosa di imprevedibile, di inimmaginabile, e non hai punti di riferimento, non c'è nessun altro che ha avuto quella stessa percezione, diceva, perché proprio io devo vedere quello? Anzi, magari ho visto, anche un po' di coraggio, sì, di per lì dice sì, l'ho visto, però mi faceva i miei, diventa un qualcosa che ti lascia perpreso, comincia a dubitare, no, della tua percezione, quindi hai necessità di fare un confronto con gli occhi di qualcun altro, no? Certo. È cosa che ho fatto da subito, certo, per togliermi questo problema. E il problema poi aumenta andando avanti, perché se hanno le certezze, se vedi quel qualcosa che ti lascia stupefatto lì per lì, poi ne viene fuori un altro che è in correlazione, parlo del volto, sì, il volto della sindone,
cominci a capire che ti sei inserito in un percorso anche forse pericoloso, no? Esatto. Nonostante sì, non viviamo nell'ambito delle, nel periodo delle persecuzioni, dell'inquisizione e via discorrendo, e ci vado a toccare anche questo elemento molto delicato della sindone. Sei costretto ad andare avanti perché la curiosità è più forte di qualunque resistenza a fermarti lì, e seguendo la stessa procedura di Teodoro, che mette l'accento proprio sulle anomalie di un dipinto fatto da un genio della pittura, che esatto, non poteva commettere degli errori e invece li fa, proprio quasi così a provocarlo, cioè, sembrava quasi che avesse dipinto, dicesse, io lo sto dicendo, non so, è possibile, non prendiate cose. E a quel punto dice sì, vabbè, ok, ho capito che devo andare avanti, che c'è dietro qualcosa di molto più importante, che non è soltanto la curiosità alla Dan Brown, dice, ah, c'è il volto, no, del volto femminile, sì, ma quello se vogliamo immaginare, però c'è qualcosa di molto più importante, concettuale della... diciamo esperienziale, perché ti rendi conto che dietro questo dipinto, dietro quindi chi l'ha realizzato, c'è una volontà invisibile, una forza magnetica che ti porta ad andare nella direzione indicata, ecco, quell'indice che viene utilizzato da Raffaello per dipingere la figura di Leonardo nella scuola di Atene, e diventa veramente un'indicazione, non un motino, un monito, ma una spinta a perseverare, e perseverando poi trovi delle chiavi di lettura che possono effettivamente portarti ad una conclusione. Ma quello che volevo dire è che questa spinta a metterci in movimento finalmente dopo 500 anni, per dare anche un senso vero a questo rinascimento che i libri di scuola ci hanno cristallizzato in una visione che sta lì e che non ha effetti sulla nostra vita quotidiana, vogliamo far rinascere questo rinascimento, scusate il gioco di parole, renderlo attuato per proiettarci in una nuova era, l'era dello spirito di cui Gioacchino ci ha dato tante. Guarda, ieri sera, poi non potete saperlo, però dico io, siamo stati a cena, siamo divertiti, ovviamente abbiamo fatto già 6 puntate prima che non l'abbiamo registrata per sbaglio, però potevamo farle tranquillamente. E Teodoro ha fatto un esempio che secondo me credo che possa essere calzante proprio per unire questi due ragionamenti che state facendo, da due persone che non si conoscevano per nulla, che hanno fatto due ricerche a sé stanti, che però in realtà stanno, come dicevo prima, vivisezionando un'opera, perché è l'unico parallelismi convergenti. Bravo, esattamente. E mi faccio l'esempio delle palline, ce lo racconti pure per radio. Sì, sì. È un esempio, diciamo, molto semplice, che però utilizzo spesso, un po' quanto dicevamo prima con l'esempio delle chiavi. Esatto. Cioè, noi siamo abituati a guardare in un certo modo, siamo abituati per vari motivi, perché ci abituano a pensare così, perché magari ci siamo arrivati noi, perché c'è comodo, perché è più comodo, fai meno sforzo. Beh, ovviamente, ma di solito, ecco, chi vuole farci pensare in un certo modo spesso ci dà la soluzione, diciamo, più comoda. Certo. Proprio perché sa bene che la nostra natura è fatta per cercare la via più semplice, perché chi è che ti vuole complicare da solo la vita? Noi. Mi danno una soluzione, è anche abbastanza semplice, ma una soluzione tutto sommato, distrattiva per distrarti dal vero. Ecco, allora, sì, l'esempio di queste sferette colorate, diciamo, sì, funziona più o meno così. Immaginate una sorta di tabellone pieno di sferette colorate di tantissimi colori. Messi a caso, così. Messi più o meno a caso, sì, certo, messi a caso, ok,
paiono messi a caso. A un certo punto cosa succede? Questo ci serve a spiegare due concetti fondamentali, cioè i modelli, è quello che dicevo prima, sì. Cioè siamo abituati a ragionare con un modello di pensiero e quindi non riusciamo spesso a uscire da quel modello, e l'altro invece i livelli di conoscenza, come dicevamo, le nostre due letture del cenacolo possono essere livelli diversi che riescono a individuare elementi diversi. Piani di realtà, diversi piani, ok, di lettura o di realtà. Allora, a proposito dei modelli, come funziona? Dicevo, immaginate questo pannello pieno di sferette colorate e che qualcuno a un certo punto ci abitui a leggere questo pannello ponendo l'attenzione, per esempio, sulle sferette bianche. Cioè, ci insegnano che per capire il senso di quel sistema devi guardare solo le sfere bianche. Guardare le sferette bianche e cercare di individuare qual è il modo di collegarle perché venga fuori un qualcosa di senso. Allora, cosa facciamo? Cominciamo a indagare, a interrogarci. Scientificamente diremmo utilizziamo una certa logica, un certo metodo, degli strumenti per guardare e riusciamo a unire i pallini in un certo modo. Qualcosa darà. E questa cosa magari ha un senso, perché deve averlo, altrimenti no, non ci soffermeremo su quello. Ma solo su quelle bianche però. Un attimo, no, intanto individuiamo qualcosa di senso, poi normalmente quello che ci viene detto cos'è? È prova a guardare da un punto di vista diverso. Tu guardi le stesse palline bianche da un punto di vista diverso e ti accorgi che c'è un'altra combinazione o altre combinazioni. Quindi tu pensi di aver fatto tutto il lavoro, cioè dici abbiamo guardato l'opera da punti di vista diversi e ci ha dato soluzioni diverse. Sì, il punto è che però questo è il cambio di punto di vista, ma noi potremmo cambiare modello, cioè a un certo punto qualcuno potrebbe dirci, o potremmo arrivare a capire, che invece di guardare le sferette bianche dovremmo guardare le sferette rosse o blu e così via. Quindi immaginate, quello diventa un cambio di modello, cioè vado a guardare una realtà che prima non avevo guardato. Ottimo esempio. Quindi lì come funziona? Ci fa capire la variazione di modelli e immaginate in una conoscenza iniziatica chi aveva la chiave di lettura delle palline bianche, poi di quelle rosse, poi di quelle verdi, poi di quelle blu, a salire. Quindi un esempio molto semplice che però ci permette di comprendere questo modo di approcciarsi alla conoscenza e alla sapienza. E quanto invece dicevi prima, cioè il fatto della distrazione, sì, la domanda di prima, è vero. Quello è fondamentale. Io mi occupo di simbologia sacra ed ermetica. Torneremo sull'argomento, ma sicuramente il discorso dell'ermetismo ha due meccanismi fondamentali. Cioè noi parliamo di messaggi in codice, sì. No? Quindi nel mio caso il codice nel cenacolo, ok? Un codice sostanzialmente può funzionare, per semplificare, abbiamo due grosse categorie. Possiamo avere dei codici che in qualche modo si capisce che sono codici. Cioè immaginate appunto i famosi messaggi cifrati. Se uno trova scritto una stringa di numeri e lettere, beh, si chiederà ovviamente che significa. Quindi è in codice, però sicuramente il suo fatto di essere in codice non è un segreto. Cioè tu lo vedi che è un messaggio in codice, certo. E quindi cominci a indagare. Perfetto. Ma se io volessi trasmetterti qualcosa che non deve durare pochi giorni, e quindi il giorno dopo io cambio codice e va bene un messaggio cifrato, ma se io volessi tramandarti un messaggio, come nel caso di Leonardo, sì, un'opera sacra che quindi ha a che fare con la dimensione eterna del sacro, e lo volessi tramandare nei secoli, immaginate le piramidi, immaginate i vari templi, immaginate queste opere d'arte sacra, e lo volessi tramandare nei secoli, cosa faccio? Se io lo scrivo esplicitamente in codice, cioè si vede che sto dicendo qualcosa di strano, beh, io spingo la gente, la sollecito ad andare ad indagare. Se io invece voglio che questo codice duri nei secoli, la cosa che io devo fare è renderlo apparentemente ovvio, darti un modo di leggerlo che è plausibilissimo e molto semplice, e quindi tu sarai abituato a guardare quell'opera sempre in un certo modo. È tipo quello che fanno, appunto, sì, lo dicevamo anche ieri, chiacchierando i prestigiatori. Esatto. Cioè cosa fanno? Con una mano eseguono il trucco, ma la tua attenzione è portata sull'altra mano. Esatto. Quindi normalmente noi i più grandi codici, che di solito noi ritroviamo non a caso nelle opere d'arte sacra, pitture, sculture, poemi sacri, sono scritti in una maniera tale che la versione ufficiale è plausibilissima e non deve indurti ad indagare. Cioè, tra l'altro, questo, facendo l'esempio del prestigiatore, mi viene in mente un'altra cosa che hai detto anche tu ieri, cioè si parla di magia, sì, lì, cioè, potrebbe essere il codice.
Sì, tradizione dei magi, magia, dicevamo. Dimmi, sì, Gabriele. Sì, però magia è una cosa, illusionismo è un'altra. Certo, infatti qua stiamo parlando anche di questa, questa capacità che hanno in tanti e nella nostra quotidianità noi non la percepiamo, ma noi da quello che ho potuto comprendere adesso non me lo levo più dalla testa, anche in virtù dell'aiuto di Leonardo, è che noi siamo sottoposti ad un illusionismo continuo attraverso i mass media, attraverso chi ci vuole distrarre continuamente dai problemi reali per imbottirci di informazioni spazzatura, informazioni che hanno il significato proprio di intasare quelle famose sinapsi di cui dicevo, che diventano quindi un processo statico che non libera la mente. Noi dobbiamo lavorare in senso opposto, innanzitutto renderci conto di questi giochi di prestigio che ci portano a vedere dal punto di vista politico, sociale, determinati problemi e nascondere quello che ci sta alla radice o al vertice della complessità del sistema in cui noi ci troviamo. E tutti questi lavori quindi hanno non solo l'obiettivo di dare delle nuove interpretazioni, di svelare e smascherare una voluta opera di occultamento di una verità, ma attraverso questa operazione cominciare a svelare anche i segreti che si celano dietro meccanismi che noi non riusciamo a percepire nell'immediato, tanto per dirne una, quella legata al potere dell'alta finanza che condiziona la nostra società. Cosa c'è dietro? Magari un giorno tu mi dai gli assist, tu lo sai che poi vabbè, mi viene in mente a questo punto una cosa: che più andiamo avanti con la civiltà, ok, e più diventa difficile sganciarci da tutto che noi ci hanno insegnato. Quindi mi rivolgo a questo punto alla parte antropologica di Teodoro Brescia, no? Perché poi ricordiamoci che mi hai fatto distrarre l'ospite che doveva rispondere alla domanda di Gabriele, cioè che cosa ha provato. Ah, ok, vabbè, sì. No, questo non ci dimentichiamo. Quindi teoricamente una civiltà, una comunità, diciamo, tribale, che è meno influenzata, dovrebbe arrivare un poco prima a decodificare queste cose, laddove fosse posta davanti ad un qualcosa di misterico, diciamo. Beh, sicuramente è più pura, meno corrotta. Sicuramente meno condizionata. Meno condizionata, almeno in linea teorica. Almeno in linea teorica, sì. Una ricerca ideale sarebbe quella, ovviamente anche utopica in questo senso, sì, di poter partire senza condizionamenti di modelli. In realtà qualche modello ce l'abbiamo sempre. E anzi, a questo punto, e questo è il passaggio successivo, siccome noi funzioniamo così, cioè qualunque cosa noi facciamo, noi partiamo con un'idea, quindi sì, un modello ce l'abbiamo in mente, piccolo o grande che sia. Allora il punto qual è? Il punto è cercare di entrare il più possibile, di immedesimarsi nella logica del modello che stiamo andando ad analizzare. Quindi, per esempio, quando noi studiamo, un esempio classico, quando noi studiamo le civiltà antiche e ci accorgiamo, a proposito di tradizione ermetica o dei magi, ci ritorneremo, che per gli antichi lo studio degli astri era qualcosa di fondamentale e nella loro visione la componente astrologica, cioè in parole povere l'influsso che gli astri potevano avere sulla vita umana, sia dal punto di vista materiale che spirituale, era per loro fondamentale. Beh, nel momento in cui noi siamo consapevoli di questo, siamo consapevoli del fatto che la dimensione scientifica e il sacro non erano separate, parliamo di geometria sacra, di matematica sacra e quant'altro, noi abbiamo bisogno, se vogliamo comprendere il sapere degli antichi, di lavorare entrando nel loro modello. E quindi oggi quello che dovremmo fare, come cerco di fare da anni, è lavorare magari in equipe con competenze diverse. Quindi se io voglio andare a studiare la sapienza degli antichi, e questi antichi non separavano, abbiamo un medico con noi, non separavano medicina e religione,
E io oggi dico, voglio capire la sapienza degli antichi, ma il medico da solo dice capisco tutto io, e il teologo no, 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 l'ho trovata io la chiave di lettura. Stanno sbagliando entrambi se non uniscono le forze e devono rientrare in quel modello. L'astrologia è un caso specifico, perché io da anni mi occupo appunto di elementi di astronomia antica, oggi la chiamano archeoastronomia, sì. Però mi trovo ancora oggi a dovermi confrontare con personaggi accademici nei quali, se tu gli dici devo entrare in quel modello e quindi per capire l'astronomia degli antichi, la logica era anche l'astrologia, e non solo nelle epoche antichissime ma anche nel Rinascimento, lo vedremo fra poco, dall'epoca di Leonardo l'elemento astrologico era importante, tant'è vero che nella famosa opera di Raffaello Platone, che era lo studioso di questa tradizione dei magi, diremmo, sì. Viene raffigurato col volto di Leonardo, e Leonardo ha un dito che punta al cielo e dall'altra parte ha in mano il Timeo, che era proprio l'opera della cosmologia sacra. E tu ti trovi ancora oggi di fronte a accademici che nel momento in cui gli dici ok, vuoi capire il pensiero degli antichi, al di là di voler scientificamente validare l'astrologia, ma se li vuoi capire devi anche studiarti l'astrologia antica, dicono no, l'astrologia è un qualcosa che io quasi no, temono, vabbè, ma ho capito, io nessuno aborriscono, ma il problema è che nessuno ti ha chiesto di fare l'archeoastronomo, esatto. Fai l'astronomo e nessuno ti dice niente, ma se vuoi fare l'archeoastronomo, cioè l'astronomia degli antichi collegata all'archeologia antica, ti devi sporcare le mani e anche imparare un po' di astrologia antica per capire come la pensavano. Eppure, diciamo sempre antropologicamente parlando che certo. Oggi noi, io sfido chiunque di noi, te anche te Giuseppe, mm-hmm. Te l'ultima volta che hai guardato un cielo stellato? Stanotte. Fortunato. No, perché l'uomo moderno più tra l'altro sta nella civiltà e meno vede il cielo. Anticamente, finita l'illuminazione solare, gli uomini erano sottoposti perennemente a questo cielo stellato o meno. Quindi era istintivo potersene occupare. Poi non c'era la televisione, quindi. No, ma io dicevo, perché gli antichi conoscevano il cielo meglio di noi, insomma, dicevo, da questo punto di vista. No, sai, effettivamente anche uscire di notte non era una cosa facile. Finita l'illuminazione solare non c'erano i lampioni pubblici, anticamente era così. Si non c'era l'inquinamento luminoso. Esatto, esatto, certo. Sempre la risposta a quella domanda: cosa ha fatto Teodoro Brescia quando si è visto coinvolto da questo studio? Beh, io in realtà di simbologia sacra ed ermetica mi occupo da 17 anni, quindi mi è capitato di imbattermi in enigmi diversi, certo. Anche riguardanti altre opere e così via. E ne parleremo. Certo, e ne parleremo. Ogni volta però vi devo dire, nella prima fase uno non ci pensa, cioè nel senso che è trascinato dalla cosa, sì. E intanto va avanti cercando di capire il senso, il mistero della cosa. Poi magari cominci a farti qualche domanda, dici ok, ma adesso come la comunico? Come la scrivo? Qual è il modo più corretto per... No? Anche Teodoro Brescia è passato alla fase Montera, me la controllo con gli amici, con quel... sono io assolutamente che la sì, ma non solo la controllo con gli amici, io tutti i miei testi sono solitamente corredati da più note, almeno 7, a che fare con i numeri antichi, certo. Legati ai 7 pianeti sacri, alle 7 note e quant'altro, ma almeno 7, a volte anche certo. Di più, perché quello che poi importa è 7 multipli, corredarli diciamo di note autorevoli, certo. Quindi io mi sono confrontato oltre che con gli amici, di solito anche per quel discorso che dicevo prima, cioè siamo di fronte ad un sapere interdisciplinare, sì. Per le competenze che non sono mie sono andato a chiedere verifiche astronomiche, verifiche archeologiche da esperti del settore che poi hanno messo di loro pugno una nota nei libri per confermare almeno la bontà dell'approccio metodologico, certo. Oltre a quello che poi si vede, perché insomma che elementi che di tipo essere. Matematico, certo. E astronomico li vedi, certo. Puoi come dire interpretarli se li vuoi interpretare, ma intanto il dato c'è e quindi quella è un'evidenza, certo. Sai, stavo pensando alla luce di quello che abbiamo detto fino ad ora, mi sono rimasto in mente queste palline. No, è stato un esempio bellissimo. No, vabbè, da ieri sera che ci pensavo, quindi poi oggi a maggior ragione. Cioè, no, Giuseppe, cioè, allora abbiamo Teodoro Brescia, Gabriele Montera, e tu di questa esperienza mi porterai solo le palline. Ma aspetta, cioè, fammici arrivare. No, okay, io mozione, cambiamo presidente. Non si può.
No, ha ragione Giuseppe. Pensavo. Dittatura democratica. Ovviamente. No. E, no, a parte che c'ho il veto sulle cose come Obama, come presidente degli Stati Uniti, non si può. Nessuna parola è la mia. No, scherzi a parte. Stavo pensando, alla luce di quello che avete detto voi, sì, di tutti questi discorsi, di questi due libri, insomma, che sono stati scritti, sì, in momenti da persone con metodo diverso. Sì. E se Leonardo avesse usato davvero le palline? Cioè, ha fatto questo dipinto e in realtà lui ha messo su quello che vede sono dei pixel, no? Allora ogni livello di istruzione di persone come una sorta di argot ha detto, allora per dire Gabriele c'ha i pallini bianchi che vedrà quello, sì, Teodoro c'ha i pallini rossi e vedrà quello, Giuseppe, cioè, la chiave per questi, esatto, lo devo stare insieme perché proprio allora scusa tutto, ecco, se non credo che sia molto lontano dalla e se no perché il presidente, per questo è presidente. Dalla realtà questa impressione e un coevo di Leonardo, Antonio Billi, uh-huh, a proposito del cenacolo di Leonardo, scriveva: Leonardo fece in Milano un cenacolo miracoloso. Alla luce di quello che abbiamo potuto sperimentare, che stiamo sperimentando e che sperimenteremo, sicuramente è un miracolo. Un miracolo che ha la funzione proprio di determinare altri miracoli dentro ognuno di noi, perché poi alla fine è quello che ci permette poi di ringraziare questo grande personaggio che oggi, a distanza di secoli, continua a fare sentire pulsante la sua vitalità e la sua energia che ci dà tante informazioni, certo, e ci dà la voglia di andare avanti, il desiderio di continuare nella, no, ma infatti stavo pensando anche un'altra cosa, cioè ci sono anche livelli di informazioni, cioè Teodoro nel suo libro parla appunto della possibilità del perché del tradimento di Gesù, che comunque è un aspetto fondamentale della nostra, questo è affascinante, della nostra fede. Io che ora adesso ce la spiegherà senza l'anticipo, poi c'è un livello successivo e lì entro in campo con Gabriele, sempre se fosse dimostrabile, possibile, il discorso della sindone su tal, quindi un aspetto concettuale di quello che voleva dare il messaggio, cioè passare dalla realtà all'oltre, cioè io credo che solo uno come Leonardo poteva farla come cosa. Infatti Teodoro, spiegaci questo fatto che tu hai riscontrato. Sì, diciamo che intanto i livelli base li potremmo sintetizzare in mito, concetto e simbolo. Cioè normalmente diciamo il mito è ciò che arriva e la lettura popolare, e quindi il primo livello di lettura che ha una sua funzione, perché ogni opera ha questa funzione di indottrinare. Poi c'è l'elemento concettuale che è più elevato e quindi è per livelli di conoscenza più elevati, e poi c'è quello simbolico che è quello più profondo, iniziatico più profondo. Ecco, per quello dicevo, io mi occupo di simbologia sacra ed ermetica. E quindi perché di simbologia? Perché a quanto pare, diciamo, nei simboli erano poi conservate le verità più profonde. Quindi se vuoi capire davvero questa tradizione devi andare oltre il mito, oltre il concetto, e quindi mito e concetto possono essere molto interpretabili. Quando arrivi al simbolo vero e proprio e lo avvicini ad un linguaggio, come dicevo prima, di tipo matematico, astronomico, geometrico, il simbolo diventa stringente e diventa, diciamo, la chiave più alta di lettura di queste opere. Cosa viene fuori? Allora, sì, qui viene fuori una questione molto molto forte e importante, cioè a proposito di quanto dicevamo prima, cioè ci abituano a farci delle domande o a guardare le cose in un certo modo e spesso distraendoci. Cioè se noi pensiamo alla figura di Gesù negli ultimi decenni, Codice da Vinci, con i meriti di aver sollevato, esatto, ulteriori questioni e l'attenzione, comunque, no? Per capire che ci può essere altro. Che ci può essere altro. Però lo stesso Codice da Vinci alla fine rientra, a mio parere, in una precisa logica di distrazione. Ovvero, se noi pensiamo alla figura di Gesù oggi e di eventuali misteri
legati alla figura di Gesù, da decenni non parliamo d'altro che del fatto dell'eventuale matrimonio con la Maddalena, dell'eventuale fatto che abbia avuto dei figli e una stirpe, del calice fisico, del calice fisico, che invece, dell'eventuale possibilità che abbia accettato delle donne come suoi apostoli, tutte problematiche sicuramente molto interessanti, anche importanti direi, ma non sono il cuore del problema. Cioè, noi abbiamo invece una questione che, dal punto di vista proprio oggettivo, è una questione storica conclamata, che è stata la questione da cui è nato il cristianesimo. Cioè, se questa questione non fosse esistita, noi non parleremmo di cristianesimo né di Chiesa cattolica. Cioè, noi storicamente sappiamo che c'è stata una sorta di scontro teologico fra i giudei ortodossi e una frangia dei giudei che è diventata cristiana, che hanno accettato il Cristo come Messia e hanno creato il cristianesimo, ma la frangia ortodossa non lo ha accettato ed è rimasta giudea, ancora attendono il Messia. Allora, il punto è che questa frangia ortodossa ha finito addirittura per mandare a morte Gesù, e tra l'altro anche in modo particolare, e direi, ed è una cosa essenziale, in un modo molto cruento, e questo lo sappiamo, e peraltro in una data particolarissima. Cioè, la, secondo i Vangeli canonici, senza bisogno di arrivare agli apocrifi, questo è accaduto esattamente nel giorno della Pasqua ebraica, che era il loro giorno più sacro. Quindi basterebbe far 2 più 2 e intanto evitarci tutta una serie di interpretazioni e di riflessioni, secondo me, che possono avere un significato, un livello di significato, ma sicuramente non è quello ultimo e più profondo, che sono le interpretazioni di tipo etico-politico. Dice, perché Gesù, in quanto ribelle, in quanto, non lo so, rivoluzionario, va tutto bene, magari c'erano anche queste caratteristiche, ma immaginate, nel momento in cui questi decidono di eliminarlo in modo così crudele, peraltro, che giorno scelgono? Un giorno sacro, per un motivo politico, per un motivo economico? Sicuramente il fatto della scelta della Pasqua ebraica è... ci sta dicendo che il motivo è strettamente religioso. C'è dietro, a quanto pare, una questione appunto rituale, oltre che religiosa. C'è un rito molto cruento col quale Gesù viene ucciso, e questa cosa ci fa, appunto, ci deve far riflettere sulla domanda storica fondamentale. Cioè, prima che Maddalena, sposato, figli e quant'altro, cioè noi dobbiamo tornare al di là di quello che è il modello indottrinante, cioè il fatto che appunto oggi non ce la facciamo più questa domanda. Cioè, diciamo, a un certo punto doveva andare così, era scritto così, sì, ma da un punto di vista strettamente storico, non dobbiamo parlare come fedeli in questo momento, certo, ma come ricercatori, da un punto di vista storico, cos'è accaduto, per quale motivo queste due frange si sono divise, la frangia ortodossa non l'ha riconosciuto come Messia, una frangia sì ha creato il cristianesimo? Perché? Perché è successo tutto questo? A che cosa è legata questa cosa? Sì. Bene, per il momento vi accenno questa parte che è fondamentale nel libro. Io, come vi dicevo, ho studiato per molti anni la tradizione dei magi. Guarda caso, la tradizione dei magi è la parte più esoterica delle varie tradizioni, è la parte che ritorna nel Rinascimento. Basterebbe dire due cose. Il Rinascimento ha come epicentro la Firenze, che dicevo è la Firenze di Leonardo, la Firenze dei Medici, e la figura dei Medici era simbolicamente accostata proprio alla casta dei Magi. Loro, nella loro cappella di famiglia dedicata ai Santissimi Magi, avevano l'affresco gigante della cavalcata dei Magi, avevano fondato, facevano parte della confraternita dei Magi, e ogni 3 anni cavalcavano per la città vestiti da Magi. Quindi questa figura dei Magi ritorna con forza, ed è l'ermetismo, esoterismo, e in realtà la tradizione dei Magi. Basterebbe aggiungere a questo Giordano Bruno, ricordato ormai anche nei libri di storia come l'eroe mago. Quindi la tradizione dei Magi è ciò che era alle origini, era alle origini anche del cristianesimo, e lo vedremo bene, e che ritorna nel Rinascimento. Quindi, a quanto pare, la figura dei Magi era una figura fondamentalissima, e i Magi erano sostanzialmente coloro che in questa tradizione giudicavano
i segni e i carismi degli illuminati. Cioè, se arrivava un profeta, chi è che giudicava se il segno del cielo era un segno profetico e se questa persona aveva i carismi del profeta? Immagino. Cioè, se quel segno era arrivato per lui? E nel caso del Messia, chi è che giudicava se il segno messianico si era realizzato e se Gesù aveva i carismi del Messia? La casta dei magi, probabilmente. Una cosa su cui noi non abbiamo più posto l'attenzione. Ci hanno abituato a vedere i magi come che provenienti da chissà dove, arrivati dal lontano Oriente, che non c'entravano niente. In realtà non è così, perché, e ce lo dicono i Vangeli stessi, cioè i Vangeli, sostanzialmente la storia di Gesù si apre con i magi che arrivano e dicono: abbiamo visto il segno messianico, andiamo a cercare il Messia e vediamo, valutiamo la cosa. Ok? A un certo punto basterebbe far 2 più 2. Nel momento in cui Gesù verrà processato e non riconosciuto come Messia dalla frangia di maggioranza ortodossa, e beh, se erano loro i giudicanti, è possibile che in questo processo loro non abbiano avuto voce in capitolo? Abbiamo hanno detto, valorato la tesi che non che o probabilmente fosse il Messia. Si sono create le due frange, quindi una frangia avrà detto sì, ma la maggioranza ortodossa ha prevalso. Questo probabilmente è stato un problema forte iniziale. Scusa, posso Prego. Fare una domanda? I magi quindi avrebbero due tempi di arrivo: quando nasce, la prima valutazione, e quando avviene una prima valutazione, allora, un esame neonatologico. Diciamo, no, diciamo una cosa, e a proposito di modelli, ci hanno abituato, dicevo, a vedere i magi come il re del lontano oriente. No, studi specifici, ma lo vedremo, dimostrano che la figura dei magi era presente lì, ecco, ed erano addirittura di estrazione giudaica. I giudei erano l'aristocrazia del Tempio di Gerusalemme. Questo spiegherebbe tante cose, anche il fatto che sono appena citati, quindi se fossero re del lontano oriente e arrivati lì, almeno i nomi, i vandelli ce l'avrebbero riportati, almeno ci avrebbero detto il numero. Invece ci dicono semplicemente: sono venuti i magi e hanno detto questo, quindi erano una cosa normale, la casta era lì e ha detto quello che doveva e dire. E alla nascita di Gesù, diceva Giuseppe Gabriele, come l'hanno valutato? Come lo hanno valutato? Rivedibile. Ecco, no, hanno praticamente, dagli studi che io ho condotto in questi anni su ciò che hanno visto i magi, diciamo che emerge una cosa abbastanza particolare, che è anche questa è documentata storicamente, cioè ritorniamo al Cenacolo di Leonardo. Sì. Gesù è posto fra una stella di Davide, triangolo più triangolo inverso, e un'altra stella di Davide. Ciò significa che questi magi hanno visto disegnarsi in cielo il segno atteso, che era quello della stella di Davide, a quanto pare esattamente secondo quello che le profezie dicevano, ma con un elemento di differenza, cioè tutto il segno che era, immaginate, con la stella disegnata, gli estremi dei triangoli disegnati dalle punte, diciamo le punte dei triangoli, dai pianeti all'epoca conosciuti, all'interno del cerchio dello zodiaco, quindi un doppio trigono perfettamente simmetrico. L'ultimo punto, nel caso della nascita di Gesù, tutto ha riportato quanto dicevano le profezie, ma l'ultimo punto è stato disegnato da quello che poi è rimasta la parte esplicita della nostra tradizione, la famosa stella cometa. Quindi questo astro luminoso esplode e chiude il segno tanto atteso. Il problema è che, secondo l'antica tradizione, il segno doveva essere disegnato solo dai pianeti all'epoca conosciuti, certo, e che addirittura meteore e comete erano considerati astri poco positivi. Sì. Quindi probabilmente questo ha creato una diatriba teologica molto forte. C'è chi ha gridato al miracolo, sì, cioè al fatto che anche un astro fino a quel momento maligno si è piegato al bene. Certo. E quando Gesù mostrerà i suoi carismi, questa frangia dirà è la prova che lui ha i poteri e che quindi era il segno, esatto, atteso. Gli altri no, non era il segno atteso perché era gli difforme. Altri da era difforme, e quando mostrerà i miracoli gli faranno un'accusa specifica che voi ritrovate, anche questo è abbastanza semplice ed esplicito, sì, sia dico nei testi della accusa, cioè i testi ebraici, sì, che non riconoscono il Messia, pensate al Talmud ebraico, ma anche nei testi della difesa, cioè i Vangeli canonici riportano questo, sì, genere di accusa, cioè lui viene accusato di stregoneria, cioè tutti sono consapevoli del fatto che ha grandissimi poteri, solo che questa frangia ortodossa dice il segno non è conforme e quindi forse i tuoi poteri non sono benigni. Esatto. Lui continuerà a dire, e questo crederanno i cristiani e chiunque addirittura è morto martire cristiano, sì,
che invece i suoi poteri erano benigni, tanto è vero che lui continuerà a dire: ma scusate, ma può Satana scacciare Satana? Io faccio buoni miracoli, perché mi accusate di questo? Tutto il Vangelo riporta questi passaggi, e addirittura il tradimento di Giuda, sì. Ma non solo di Giuda, c'è un altro elemento, un altro apostolo, Giuda che riporta anche, no, simbolicamente il termine giudei, sì. Ma un altro apostolo che Leonardo raffigura nel Cenacolo, che noi abbiamo visto in copertina nel libro, che dubita fino all'ultima cena, e Leonardo ce lo riporta, è uno dei 10 elementi che ho individuato nel Cenacolo, riporta questa tipologia di affermazione fino alla fine, cioè all'ultima cena, cioè chiede a Gesù, e questo è l'apostolo Filippo, dice: ma Signore, ma mostraci il Padre e ci basta, cioè se ci mostri il Padre ci fai vedere che sei figlio di Dio, la questione è risolta, non devi subire un processo, nulla. C'era il dubbio, alla fine, questo ci dice la tradizione, nel momento in cui lui si consegna, va a morire e poi risorge, credono i Vangeli. Perché lui non si faceva trovare, poi alla fine decise di farsi trovare, perché era Pasqua, 600 soldati romani che lo cercavano, 600 che lo cercavano. Sì, dicevo, scusate, chiudo questo concetto. Certo. Nel momento in cui risorge, poi i cristiani a quel punto non avranno più dubbi e saranno pronti a morire come martiri, cioè dice la profezia si è avverata, era davvero il Messia, questo diranno i cristiani. I giudei ortodossi continueranno a dire: no, lo attendiamo. Allora, perché Gesù si consegna? I Vangeli lo dicono, lui poteva essere preso in altri momenti e non si è mai consegnato. Lo fa in quel momento per un motivo, io credo, molto semplice, cioè, e questo è scritto sempre nei Vangeli canonici, lui in qualche modo deve, dato che c'è questo dubbio sulla sua figura, dovrà in qualche modo non subire ma sottoporsi, ecco, direi, sottoporsi al giudizio, assoggettarsi a questo giudizio. Immaginate ancora oggi la Chiesa lì dove esegue, lo fa ancora oggi, dei processi di canonizzazione o dei riti esorcistici, se è convinta che il potere di una persona sia negativo, gli fa un rito esorcistico per provare a capire se il suo potere è positivo o negativo. Quindi probabilmente, se a lui gli arriva questo tipo di accusa, lui doveva sottoporsi ad un giudizio del genere. Il problema è che lui sapeva bene che questa frangia giudea aveva brutte intenzioni, quindi probabilmente lui continua a non consegnarsi. Lo farà in questo giorno, per quale motivo? Perché essendo giorno di Pasqua ebraica, non solo è un buon giorno per un qualunque rituale, quindi c'era tutta una ritualità, ma perché i giudei, essendo giorno di Pasqua, non potevano ucciderlo, quindi avrebbero dovuto fare un rituale pulito, diciamo, e non arrivare alla morte reale. A quel punto però, e questo si legge nei Vangeli, pare che accade una cosa, ed è quello di cui poi la Chiesa all'epoca accuserà i giudei di alto tradimento, cioè a un certo punto delegano. Nel momento in cui Giuda glielo consegna, cosa accade? Gesù verrà portato non a caso a casa del sommo sacerdote, quindi è quello che doveva fare, subire lì un giudizio sacerdotale, un rito sacerdotale per capire la bontà del suo spirito o viceversa. E invece questi signori si accordano con i romani, cioè a un certo punto lo prendono e lo portano da Pilato e dicono a lui: uccidicelo tu. Delegano. E si vede che Giuda arriva lì e gli ridà i denari dicendo: no, ma io non ve l'avevo consegnato per questo. E loro a quel punto gli rigettano i 30 denari a terra e dicono: peggio per te, ormai ce l'hai consegnato. E loro lo fanno processare e uccidere in una maniera così cruenta che i giudei cose non potevano fare, che non potevano fare nel giorno della Pasqua ebraica, ma costringono Pilato a farlo. Tant'è vero che Pilato, che vede la bontà di quest'uomo, che in maniera obiettiva, che era obiettiva, dice: io lo conosco per i miracoli che ha fatto, di che cosa lo accusate? Se la vostra accusa è di non essere il Messia o qualcos'altro, è una questione religiosa, vedetevela voi. E loro a quel punto, per costringerli, dicono: no, se tu non lo processi e lo uccidi per noi, noi andiamo da Cesare e diciamo che tu stai appoggiando il re dei giudei che vuole fare il re a posto di Cesare, si oppone a Cesare, e lo costringono. Un attimo, c'è un particolare bellissimo qua, perché quando alla domanda lui disse: no, io non sono, il mio regno non è di questa, non è di questa terra. Quindi quello che preoccupava i romani erano molto tollerati alle loro religioni, infatti basta non inficiare l'autorità, diciamo loro. Ma infatti nei Vangeli Pilato è chiaro, dice: io non lo trovo colpevole delle colpe che voi di cui voi lo accusate. Gli hanno dato uno scacco matto quando gli ho detto: guarda, allora diciamo che tu sei in combutta. Sei in combutta. E a quel punto lui, che tanto ne uccideva tanti, dice: vabbè, a questo punto. Quindi il vero tradimento lo commettono i giudei.
a quel punto, rispetto al patto, certo, i giudei tradiscono, a quanto pare, sì, quello, sì, che avevano promesso agli apostoli, probabilmente. Certo. E certo, come mai questo aspetto non viene sottolineato nei Vangeli? Perché, perché poi passa Giuda per il traditore, il tradimento si esaurisce lì nel gesto di Giuda. Beh, il tradimento in realtà è chiaro nei Vangeli, perché si dice che sono i giudei a condannarlo. I giudei sono l'aristocrazia del Tempio, sì, e gli apostoli erano giudei, quindi una frangia le ho accreduto. Ecco, nell'interpretazione sì, non emerge. Non emerge, emerge Giuda, il traditore, una cosa che dice lì. Non emerge, e dicevo, questo è un enigma fondamentale, per quale motivo? Beh, se noi pensiamo a questa diatriba teologica, noi, come dire, lì a quel punto è stata messa in discussione la figura di Gesù. Una frangia ha detto è il Messia e i suoi poteri sono buoni, un'altra frangia ha detto ha i poteri, ma secondo noi sono poteri di altra natura. Questo dubbio è, immaginate, un dubbio all'epoca fortissimo, un dubbio che a quel punto la Chiesa, lì dove poi è diventata la Chiesa dell'Impero di Roma e tutto il resto, era un dubbio del quale non si doveva più parlare. Certo. Quindi tutta la questione tradizione dei magi, giudizio, accusa di stregoneria, che peraltro, come dicevo, è ufficiale nel Talmud, certo, ed è riportata nei Vangeli, viene a quel punto fatta scivolare e quindi diventa quasi una sorta di calunnia. Vabbè, vogliono parlare male di me, dicono che sono stregone. Però se noi riflettiamo, è un'accusa molto specifica che giustifica, non giustifica, cioè nel senso che dà un motivo storico, pagante, ovviamente, diciamo. Non possiamo giustificare, come tutte le uccisioni della Chiesa quando, certo, ha bruciato gli stregoni, esatto, noi non possiamo giustificare, certo, diciamo, delitti, questi sono ormai considerati delitti contro l'umanità, no? Certo. Contro la persona umana, certo, però comprendiamo il motivo per il quale sono stati così cruenti e l'hanno fatto in un giorno che era quello di riti, certo, in un, quindi, giorno rituale. Vediamo, insomma, sia Gabriele, Giuseppe, ma tutti quanti noi non abbiamo mai avuto questa versione. Ecco perché Gabriele Giuseppe questa domanda, sì, e certo, catechismo, il professore, vabbè, di religione a scuola non forniscono quello che in maniera magistrale ha espresso. Se fosse stata così, che non è una cosa che si è inventata Teodoro Brescia stasera, no, soltanto porre la giusta attenzione sulle giuste cose. E io proprio con questa domanda quasi forse conclusiva, se Giuseppe è d'accordo, dicevo, no, volevo far chiudere, ecco, forse Gabriele con una, sì, una domanda che tutti e due, questa versione rende, sì, più coerente il tutto, esatto, è come se chiudesse il cerchio e inserisse, esatto, un tassello mancante fondamentale, di cui magari percepiamo l'assenza ma non riconosciamo bene questa sua valenza. Ma in questo modo molte cose si spiegano, queste cose, si va avanti in questo processo di, diciamo così, di chiarimento sulla spinta, devo dire, anche di Leonardo, perché, sì, ecco, certo, questa informazione che ci proviene in maniera così impercettibile ma veramente consistente è quel miracolo di cui dicevamo prima, presente nel Cenacolo, dove appunto adesso i punti di convergenza tra quanto dice e fa riferimento alla morte, all'esecuzione di Gesù e la presenza della sindone, poi questo è un altro discorso, e del calice e del sangue versato, quindi del calice e della sindone in cui viene coperto, certo, ecco, laddove poi questo calice che non è presente sulla tavola ma diventa un oggetto simbolico, diventa ancora più importante nel suo significato simbolico e non, certo, certo, non reale, perché il Graal, inteso come coppa da ricercare, da trovare, da conquistare, diventa, certo, una cosa, diciamo, senza senso. Dimmi, solo un ultimo elemento, dicevo, ne ho individuati 10, a cui a questo punto si aggiungono almeno i due elementi del calice e della sindone che vanno ulteriormente a rafforzare questo tipo di messaggio legato alla morte di Gesù, e uno dei 10 elementi lo abbiamo usato in copertina, e questo ci fa anche capire un po' il passaggio delle conoscenze che era ermetico, cioè spesso nascosto. Quando Dan Brown ci dice della famosa mano di Pietro che di taglio sulla gola dell'apostolo Giovanni, in realtà se noi zoomiamo l'opera di Leonardo e andiamo a guardare anche le opere degli allievi di Leonardo quando copiano l'ultima cena, ci accorgiamo evidentemente che la mano non è di taglio, ma è una mano che sta indicando, è proprio con l'indice puntato, e sta indicando qualcosa, in realtà qualcuno.
Quindi immaginate, noi siamo nel momento in cui Gesù dice uno di voi mi tradirà, e siamo stati abituati, prima che alla lettura di Dan Brown, a leggere questo momento come il momento in cui Pietro poi chiede a Giovanni chi è il traditore, chiede a Gesù chi è il traditore di cui sta parlando. In realtà Leonardo non ci dà questa scena, però noi, siccome siamo abituati a quel modello, lo abbiamo sempre letto così, cioè sta chiedendo a Giovanni. In realtà non sta chiedendo a Giovanni, ma sta indicando. Quindi immaginate il momento: Gesù dice uno di voi mi tradirà e lui indica qualcuno, e la cosa forte è che Giuda è sotto Pietro, quindi non sta indicando Giuda, ma sta indicando un altro apostolo. Questo altro apostolo è l'apostolo Filippo, e nel cenacolo di Leonardo, Leonardo lo rappresenta proprio con le mani al petto, come a cercare di discolparsi di questa accusa di Pietro. Dico, proprio perché io, ma che dici? E nei Vangeli si legge esattamente che l'apostolo Filippo ritira fuori questa accusa di stregoneria, cioè gli dice: Signore, mostraci il Padre, così abbiamo chiuso la questione. E lui continua a giustificarsi, giustamente, nel medesimo modo che fa in tutto il percorso dei Vangeli, cioè dicendo: vi ho mostrato grandi miracoli positivi per il bene. No, le mie opere sono chiare, io sono figlio del bene, non sono figlio del male. Questa è la tipologia. E vi accorgete di una cosa, che in realtà subito dopo noi abbiamo copie del cenacolo, pensate addirittura delle sculture in basso rilievo coeve. L'elemento della mano di Pietro che punta Filippo già si perde, la mano di Pietro viene poggiata sulla spalla di Giovanni. E torniamo alla vecchia lettura, sta chiedendo a Giovanni chi è il traditore. E dall'altra parte la storia dell'arte è stata costretta a dare alla gestualità di Filippo dall'altra parte un senso assurdo, cioè come di chi dice: no, io ti donerei l'anima, in risposta alla frase di Gesù. In realtà è evidente che è un gesto di discolpa, e quindi se perdiamo l'elemento del dito che punta ad accusare, perdiamo il senso della discolpa. Certo. E in questo ci aiuta Leonardo, a proposito di lavoro di equipe, lì dove c'è tutta una gestualità specifica, dobbiamo pensare che Leonardo era, diciamo, un genio maniacale in tante cose, no? Quindi sì, la prospettiva per lui era qualcosa di eccezionale. Non lasciava nulla. Ma ha disegnato tavole e tavole proprio sul movimento delle mani, sì, e sì, sulle espressioni del viso. Bene. E pensate che nel momento in cui lui dipinge il cenacolo, si fa introdurre nella comunità dei sordomuti, perché lui dice una cosa eccezionale. Dice: sapete da chi dovete, cioè dovete immaginare il quadro, e quindi come una sorta di scena che si sta svolgendo dietro un vetro, quindi voi non riuscite a sentire, ma dalla gestualità delle mani e dall'espressione dovete capire cosa stanno dicendo. Esatto. Quindi io ho fatto valutare a quel punto, sì, ho fatto valutare la gestualità ovviamente a chi di competenza, cioè sono andato da un docente del linguaggio dei sordomuti, sono andato da un esperto di programmazione neurolinguistica che studia il linguaggio del corpo, ed entrambi evidentemente, a proposito, a conferma, hanno detto che la gestualità di Filippo con le mani al petto, il collo proteso, le mani che spingono e chiudono il petto, è evidentemente nel linguaggio che non è il linguaggio dei segni, che è codificato. Il linguaggio del corpo è un linguaggio universale, cioè se io lo faccio vedere ad un aborigeno o ad uno scienziato del XX, capisce la stessa cosa. Quello è un linguaggio universale, quello è un gesto evidente di discolpa, quindi si sta discolpando perché un altro lo sta accusando. E lo sai che mi è venuto in mente un'altra cosa, cioè, perché ormai vi sto fondendo, sto facendo una combo, sì, magari sbaglio. Gabriele, nelle puntate precedenti di Da Vinci Shadow abbiamo parlato di, in senso, partendo dalla sinistra verso destra, mm-hmm, no? Analizzando se l'opera, fosse sì, uno scritto realtà, piuttosto che un quadro. Mm-hmm. E se tu adesso mi dici questo discorso, appunto, la mano che sta indicando dall'altra parte, che risponde, certo, dall'altro lato, dicendo quindi in mezzo a questa diatriba si trovava, sì, lui, sì, e lui in realtà, per quello che mi dicono le sue mani, in realtà è come se stesse mostrando, e tu hai detto mostraci, sì, qualcosa che ci dimostri, insomma, che sei tu, e magari se lo stai dicendo è qui. Allora, anche quello io ho fatto analizzare ovviamente la gestualità di tutti i personaggi a quel punto, perché se questo che ce lo dice Leonardo va fatto. Allora, la gestualità del Cristo sembra avere un linguaggio molto specifico, cioè immaginate che lui è in mezzo ad una diatriba nella quale alla sua destra, cioè alla nostra sinistra, abbiamo, diciamo, ciò che raffigura
la parte del segno visto dai magi, ecco, non ortodosso, quello che si è realizzato per lui, e quindi i le ragioni dei credenti, dall'altra parte le ragioni dei miscredenti o degli ortodossi che non gli hanno creduto. E la suggestualità appare, questo mi dicono gli esperti, è abbastanza evidente, cioè è come se per un momento dicesse ai credenti: ok, un attimo, facciamo parlare loro, facciamo parlare, e alla fine comunque ci sta dicendo che la frangia che ha vinto e lo ha mandato a morte è stata la frangia ortodossa. L'unica cosa che pensavo in realtà, diciamo con Gabriele tempo fa, che le stoviglie, quello che è sul tavolo qui, non c'era. Non c'era. Quindi se togliamo queste cose dal tavolo, mi viene da dire cosa. Cioè sì, è vero questo che dici tu, potrebbe essere, però potrei aggiungere il fatto che stessi indicando esattamente quello. Non c'erano, non c'erano le decorazioni. Le decorazioni, sì, scusa. Però c'è anche questo inquietante, tra virgolette, dipinto di Marco Doggiono, di cui abbiamo parlato, in cui troviamo, e questo è del 1520, quindi uno dei primi copisti del Cenacolo, abbiamo questa tavola che non ha nessun oggetto, che è completamente quindi libera, ed è come se rappresentasse il vero protagonista, anche la gestualità di Gesù con le mani che indica questo telo candido. Tra l'altro, scusami, effettivamente non discorda, no, le due cose, perché anche se lui stesse dicendo, indicando la parte che in realtà vince, quindi parla della sua morte, sta dicendo c'erano loro che mi uccideranno, allo stesso tempo se parla della vedete che fine farò, questo sarò io, cioè la dimostrazione che sono il figlio di Dio, perché sicuramente nel momento in cui tutte le stoviglie, gli alimenti spariscono dalla tavola, ecco, questo ci fa pensare una cosa, che nelle varie copie quello che resta è la struttura, parlavamo prima di elementi importanti e universali, elementi particolari che possono esserci o non esserci o cambiare, quindi sicuramente così come la disposizione, le simmetrie, l'indice e la gestualità resta, così la tovaglia al di là delle stoviglie è un elemento che resta. Esatto. Così anche, quindi questi probabilmente sono gli elementi universali che venivano passati iniziaticamente agli allievi. Certo. Quindi sicuramente la tovaglia, se resta, ha un motivo e probabilmente qui la domanda finale che potrebbe, volendo concludere, è: allora, se è vero che Leonardo da Vinci era ovviamente un illuminato, per cui voleva passare queste informazioni, sapeva già a chi doveva passare queste informazioni? Per esempio, chi ha letto il libro Remedia di Gabriele Montera sa che c'era un disegno particolare per cui queste persone, non vogliono svelare molto, erano già predestinate, si sapevano nomi, cognomi che avrebbero fatto, ad un certo tipo di passaggio di compiti, diciamo così. E quindi Leonardo da Illuminato, tutti coloro i quali vogliono trasmettere messaggi, diciamo, ermetici, sanno già chi, quando e dove queste persone che dovranno essere caricate di questa cosa faranno quello che loro hanno pensato, oppure mandano questi messaggi, vediamo chi è che se ne accorge. Io credo che indicasse loro due. Quindi voi due, infatti, bravo Giuseppe, voi due potreste, in maniera molto, diciamo, neutrale, senza essere coinvolti anche neanche emotivamente, pensare che magari, se voi siete arrivati a questo tipo di letture, e quantomeno a svegliare e risvegliare le coscienze di tutti quanti noi, che grazie, devo dire, a una trasmissione come questa, non per autoincensarci, però diciamo, ogni tanto facciamo, comunque, a dare una versione diversa. Ecco, quindi, che proprio voi due magari siate stati, diciamo, individuati come quelle persone che avevano questo compito specifico, oppure Leonardo non pensava, non se ne fregava proprio niente di voi due, cosa pensate? Comincia Gabriele Montera, che penso solamente a una bottiglia con all'interno un messaggio che prima o poi dovrà arrivare a destinazione da parte. Vedo minimamente che comincia a essere d'accordo anche a Teodoro Brescia. Questo. Poi chi arriva a coglierla non ha importanza, l'importante è che si colga e che si
trasmetta nel tempo un messaggio che in ogni caso, per quanto ci riguarda, da quello che posso interpretare anche le intenzioni di Teodoro, non sono rivolte a una individuale un individuale raggiungimento di notorietà, successo, no, altro, assolutamente. No. È come voler soddisfare una missione che riguarda tutti e che riguarda proprio questa necessità di togliere i veli da questo processo illusionistico a cui noi siamo assoggettati. Prego Teodoro. Beh, io credo questo, sicuramente ci sono state epoche, ma lo dicevate anche voi all'inizio, epoche nelle quali queste cose dovevano restare ermetiche, non potevano essere dette, c'era il rischio di fare incolumità proprio fisica, vero? No, rischio fisico. Quindi Leonardo, come tanti altri, hanno dovuto trasmettere in codice e, come dicevo prima, non in codici di stringhe, ma in un codice che uno non doveva farci caso, e in questo modo potevano sia ai loro allievi direttamente eventualmente passargli il messaggio, sia lasciare ai posteri questo messaggio in una maniera che è quasi insospettabile per epoche come la nostra, nelle quali chi magari come noi o meglio di noi potesse poi recuperare questo messaggio in un'epoca in cui lo si poteva fare e lo si poteva divulgare. Certo, vediamo per esempio Bernardino Telesio, che ha detto cose anche forti, certo, insomma, noi vediamo certo. Invece Giordano Bruno, che invece poverino è stato bruciato, certo, per dire cose simili, eccetera. Quindi certo, veramente vi ringraziamo. Potremmo dire che abbiamo avuto, Giuseppe, abbiamo avuto Teodoro Montera, ok, e Gabriele Brescia, perché si sono fusi, esatto, secondo principio di fusione di Giuseppe Oliva. E anche perché poi anche Teodoro Brescia lo ha detto, insomma, confrontarsi sempre con altre professionalità in modo da arrivare insieme, ognuno per le sue competenze, ma su un percorso comune. Guarda, io le ringrazio perché non è facile trovare due studiosi che seguono i loro percorsi, per carità, e si rimettono in gioco anche cercando di trovare un accordo comune per dare una spiegazione di una certa qualità. Loro si sono messi a giocare con noi, è stato bellissimo, e alla fine secondo me, certo, abbiamo detto qualcosina in più che certo, ai postumi, come si suol dire. io devo dire la verità, cioè, se dovessi descrivere come mi sento io adesso, io poi leggo negli occhi anche Giuseppe Oliva, nostra regia Alfonso. Stai già sbagliando, Alfonso, perché sto pensando alla pasta al forno sopra. Cioè, no, io sto pensando a questo. Allora, immaginate una persona in un deserto che sono 5 giorni che non beve acqua. Ecco. Arriva uno con una bella borraccia d'acqua fresca, tu stai bevendo con l'intenzione di finirti tutta la borraccia, invece a metà, ad un quarto, ti strappa la borraccia. Ecco, io mi sento così, cioè nel senso che tutto quello che potremmo apprendere e che avevo voglia di apprendere sia da Gabriele Montera che da Teodoro Brescia è quel resto dell'acqua che non siamo riusciti a bere. Ma fa male bere tutto in una volta. uno si idrata se sorseggia. Esatto, tra l'altro dalle nostre parti si dice che l'acqua nelle spalle, per cui per cioè, dirla in italiano, e finiamola con questa notazione caratteriale l'ingordigia, sì, l'ingordigia del sapere come notazione caratteriale, a dispetto della grandezza, ma a parte tutto è esente da piaggeria proprio, no? Questa cosa che sto per dire, come sempre, più sono grandi e più sono umili, perché ovviamente, in effetti abbiamo conosciuto le persone, beh, Gabriele già lo avevamo sperimentato, ma Teodoro Brescia, una grandissima umiltà, semplicità, non avevo dubbi, al di là delle sue conoscenze, che noi siamo sicuri che abbiamo preparato il tavolo di tortura per estorcergliele, però no. No, grazie infinite, veramente grazie a voi davvero. Grazie ai ascoltatori, grazie a tutti quanti voi che avete avuto ancora la cortesia, la compiacenza di ascoltarci fino a quest'ora. Grazie ancora e arrivederci al nostro prossimo punto.